È stata una settimana particolarmente ricca di indiscrezioni, quella che si sta ormai per concludere. Grandi protagonisti del mondo del gossip sono stati la co-conduttrice di Striscia la Notizia Vanessa Incontrada, per la quale si prevede uno stop virgola Emma per via di una sua foto pubblicata con un pancione, e Albano Carrisi, ora concorrente di Ballando con le Stelle a causa di una sua dichiarazione, che ha letteralmente gelato i fan di Romina Power. Stop per Vanessa Incontra. La Lucarelli e il popolo della rete sono furiosi con lei Vanessa Incontrada. Da qualche settimana a questa parte è la co-conduttrice insieme al carismatico Alessandro Siani, di Striscia la Notizia, il TG satirico di Antonio Ricci, sempre molto seguito. Ultimamente è stata molto criticata dal pubblico, oltre che dal vasto popolo della rete, per non essersi dimostrata solidale nei confronti di Ambra Angiolini, che ha ricevuto il tapiro dalle mani di Valerio Staffelli per via della fine della sua assai chiacchierata storia d'amore col CT della Juventus Massimiliano Allegri, che era stata già sbattuta in prima pagina dal noto settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ora alla conduzione del GF VIP. A puntare il dito contro di lei anche Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le Stelle, virgola, che ha sottolineato quanto fosse stata indelicata in quel frangente. In particolare lo è stata quando, a fine servizio, si è mostrata troppo ironica, salutando anche l'allenatore della vecchia signora. Ma gli utenti sono stati ancora più feroci e non gradendo affatto l'atteggiamento della showgirl e attrice spagnola, e l'hanno letteralmente invasa di critiche e insulti sui social. A quel punto la donna ha deciso di chiudere l'opzione dei commenti. Emma con il pancione. I fan la sognano mamma. Lei ha paura, lo rivela alla Toffanine a proposito di grandi donne molto attive sui social. Tra le più seguite vi è la splendida Emma Marrone, una delle cantanti più amate dal pubblico italiano, ma anche molto chiacchierata per via delle sue passate storie d'amore. Ora circola una sua foto molto particolare, che la vede in veste di mamma, con tanto di pancione in bella vista. Chiaramente lo scatto ha fatto, in men che non si dica, il giro della rete, e in molti fan si sono chiesti se finalmente la loro eroina si fosse decisa a mettere su famiglia, ma in realtà è stato solo per fiction, o meglio per un impegno cinematografico. Riguardo alla maternità un po' di tempo, Fala Marrone aveva candidamente confessato a Verissimo, rotocalco di punta di Canale 5 condotto dalla meravigliosa Silvia Toffanin, virgola. Se mi capitasse non mi tirerei indietro, però potrei avere un po' di paura oggi a mettere al mondo un figlio per l'ignoranza dei sentimenti, e per questa cattiveria senza fondo, che vedo in giro. Albano, con una sua dichiarazione su Romina, gela il cuore dei fan chi non invece non ha assolutamente avuto paura di, per riprendere in qualche maniera la dichiarazione di Emma, mettere al mondo figli, è certamente Albano Carrisi, ora in forza Ballando con le Stelle, in qualità di concorrente. L'uomo, che è tornato a collaborare dal punto di vista musicale con la sua ex moglie, la splendida Romina Power, sempre a Verissimo, tra una chiacchiera e l'altra, ha tirato in ballo nuovamente l'argomento, volendo mettere a tacere una volta per tutte tutti quei numerosi pettegolezzi che avrebbero voluto vederli ancora una coppia dal punto di vista sentimentale.
Innamoratissimo di Loredana Lecciso, che ha definito una compagna straordinaria, ha rivelato che per lui oggi Romina è come una sorella. La dichiarazione ha letteralmente gelato i cuori dei fan del duo artistico, che da anni sognavano ad occhi aperti un loro ritorno di fiamma.